Radio Incontro Magazine. Dante in Narnia Purgatorio, uno spettacolo di e con Riccardo Leonelli, che è oggi qui con noi per presentarci lo spettacolo che potremo vedere il 4 settembre domenica alla Rocca di Narni. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao Stefania, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Incontro. Come stai? Tutto bene, grazie. Sì, dopo questa estate torrida, ricominciamo. Si ricomincia alla grande, tu hai già ricominciato, ma credo non ti sei mai fermato. E adesso siamo alla vigilia di questo tuo Dante in Narnia, Purgatorio. Sì, esatto. Di cosa si tratta? Perché siamo in realtà alla quarta replica di questo spettacolo che ha fatto il suo debutto a Carsule quest'estate in stagione di prosa e che è un seguito praticamente dell'Inferno di cui parlammo, mi ricordo, anche l'anno scorso, sempre in radio con te, che è un'operazione molto ardita sulla commedia, ovviamente, di Dante Alighieri. E ardita in che senso? Perché in Italia, di solito, ma non soltanto, anche all'estero, perché la commedia di Dante è famosa in tutto il mondo, di solito si usa fare delle letture d'antis, ossia delle messe in scena, allegio per lo più, della commedia che viene letta da uno o più attori. L'operazione ardita che è nata l'anno scorso, appunto, è invece stata quella di farci un vero e proprio spettacolo, ossia una rappresentazione con i vari personaggi che, mantenendo fede al verso dantesco, interpretassero la storia, questa discesa di Inferos, nel caso appunto del primo anno dell'inferno, e adesso questa salita al monte del Purgatorio, che è un po', io mi piace sempre dirlo quando ne parlo di questo spettacolo, è un po' la vita di tutti i giorni nostra, piena di contraddizioni, di difficoltà, di ostacoli, di cadute, di momenti di gioia e momenti di tristezza, ma soprattutto di esami di coscienza, perché il Purgatorio in qualche modo è Dante di fronte a se stesso, di fronte ai suoi problemi, di fronte alle sue aspirazioni, che si trova in enorme difficoltà e che, accompagnato dal fedelissimo Virgilio, che a un certo punto del percorso lo lascerà, deve fare appunto i conti con sé, deve diventare uomo. In qualche modo, vedendo questo spettacolo e mettendolo in scena, io più lo replico, più sento le persone che ne parlano e lasciano i loro commenti, più mi rendo conto che Dante qui è come un bambino che viene accompagnato prima dal papà, che è Virgilio, e poi dalla mamma, che è Beatrice, che è madre e moglie insieme, cioè la donna che lui desidera, è l'aspirazione massima, è colei che gli permette di scrivere la commedia, è colei che lo ispira, la sua musa ispiratrice. Lui fa sempre riferimento alle muse, no? Sia ad Apollo, ma soprattutto alle muse, in tutte e tre le cantiche. Ma in realtà la vera musa ispiratrice è, facendo una rima baciata e non alternata come Dante, è Beatrice. Riccardo, tantissimi interpreti, la regia è la tua, sì. Anche sì. Tu sei un interprete, anzi, credo il protagonista, se non sbaglio. Sì, sì, interpreto Dante. E tantissimi anche collaboratori per le musiche, le scenografie, ne vogliamo parlare? Assolutamente sì, perché questo spettacolo esiste proprio grazie al suo ricco cast, che è di chi interpreta, di chi canta, ma anche di chi sta dietro le quinte. Innanzitutto, per questa replica specifica che faremo alla Rocca di Narni, poi spenderò due parole anche su come si svolgerà questo spettacolo, voglio ringraziare innanzitutto il Comune di Narni che ci ha accolto e ci ha patrocinato, l'Accademia Silvio D'Amico, che è l'Accademia che io ho frequentato ormai, ahimè, 20 anni fa, e in questo giorno, tra l'altro, che ci ricorda anche un grandissimo ex allievo dell'Accademia, che è Vittorio Gassman, ieri era il 1° settembre, e lo abbiamo ricordato, i 100 anni dalla sua nascita, e per me ovviamente è stato sempre fonte di ispirazione Vittorio Gassman. Quindi l'Accademia Silvio D'Amico che ci ha patrocinato, essendoci due ex allievi, io e un'altra persona che adesso nominerò. Ringrazio l'ente Corsa all'Anello di Narni, che dall'1 al 4, che è domenica, il nostro spettacolo ha una ripresa della festa che si svolge in primavera, e Narni Arte e Archeo Ares, che sono i veri promotori dell'evento, che sono coloro che gestiscono la Rocca di Narni, l'associazione Magazzini Artistici e la mia associazione Povero Willy, che sono un po', diciamo, i bracci armati, come dire, gli organizzatori della parte attoriale, e eccetera. Ora, gli interpreti sono tanti, come dicevi
poco fa, e oltre a me c'è Caterina Rossi che interpreterà Beatrice, che appunto è un'ex allieva dell'Accademia, un'attrice straordinaria, fiorentina, che ho conosciuto tramite un provino e tramite appunto la piattaforma dell'Accademia Silvio D'Amico, che da quest'anno ci accompagna nello spettacolo, l'imperdibile e l'immancabile mio ormai amico fraterno Stefano De Maio, che interpreterà Manfredi, Damiano Angelucci, un carissimo allievo che ho conosciuto anche lui tanti anni fa e che interpreterà Virgilio e col quale scherziamo sempre perché nel purgatorio, come sai, Virgilio a un certo punto se ne va e io gli dico sempre, ecco, l'anno prossimo sei disoccupato perché nel paradiso non puoi entrare. E poi abbiamo delle new entry, a parte Emanuele Cordeschi che c'era anche l'anno scorso e che quest'anno vedremo in veste di attore oltre che di cantante. Protagonista tra l'altro del tributo a Battiato che c'è stato pochi giorni fa all'Anfiteatro Fausto, che ha avuto un enorme successo. Abbiamo Maria Luna Cipolla, che è un'altra cantante e cantautrice ternana molto molto nota e brava anche per essere stata, per chi non lo sapesse, candidata al David di Donatello con la musica, colonna sonora del film di Gabriele Salvatores. Abbiamo Margherita Rinaldi, Antonia Perleonardi e Viviana Fabrizi, che sono altre due cantanti, le prime bravissime, che insieme a Maria Luna costituiscono il trio Anami, che forse chi di voi segue la musica ternana conosce, e Viviana Fabrizi, che è una danzatrice di Rieti e che ha preso parte a questo progetto, facendo una coreografia molto, molto interessante con un altro, ecco, già nominato grandissimo artista, che è Stefano De Maio, che non solo fa l'attore, ma farà anche il ballerino, quindi per chi è curioso di vedere questa sua performance lo invitiamo. E poi ho tutta una schiera di miei, davvero non lo dico per chissà quale motivo, per farmi pubblicità, perché non è mio stile, ma straordinari allievi del mio corso di recitazione, che sono tutti per lo più 17enni e 18enni, alcuni ragazzi più grandi, che davvero hanno sposato questo progetto, hanno preso parte a questo progetto con tantissimo entusiasmo e professionalità. Li nomino tutti velocemente perché ne vale la pena davvero, e sono Aurora Assunti, Nadia Bollagui, Gisella Celentano, Miriam Cimarelli, Giacomo Lucci, Giacomo Martinelli, Vittorio Monarca, Alessandro Pieramati, Sara Posati e Nicola Vantaggi. Tutti loro sono davvero come dire, una grande soddisfazione per me perché davvero in questo lavoro, per loro ancora non è un lavoro, ma è un percorso di studio. Si stanno dando al 100% e mi stanno regalando tantissime emozioni, soprattutto quando siamo in scena in alcuni momenti dello spettacolo. Poi ringrazio mio padre e mia sorella che hanno curato le scenografie, ringrazio Marinella Pericolini che ha curato i costumi, le stoffe Nominiamoli, di Riccardo. Donatella, Paola assolutamente. Ma... Leonelli e Chiara Leonelli. E Chiara Leonelli, esatto, io dico mio padre e mia sorella ovviamente, però hanno dei nomi, giustamente, che per me è normale chiamarli così, Paolo e Chiara. Poi l'audio e le luci che saranno di Marco Giamminoni e di Speed Sound Service, le stoffe e i tessuti di Donatella Tessuti e la foto di Locandina che è di Filippo Lupini e di Luca Mannaioli, che Filippo farà anche delle riprese dello spettacolo. Ora, due parole sullo spettacolo velocemente perché non voglio rubare altro tempo. Si svolgerà in due modalità possibili, perché se il tempo sarà bello, lo spettacolo sarà itinerante intorno alla rocca. Partiremo fuori dalla rocca, di fronte alla porta, entreremo nel cortile interno e finiremo lo spettacolo in quel giardino esterno bellissimo che ha questo panorama straordinario. Qualora dovesse piovere, nessun problema, perché ci sposteremo all'interno della rocca, in una grandissima sala, la più grande della rocca, che è veramente suggestiva, illuminata in un certo modo. E cambierà ovviamente la modalità dello spettacolo, perché un conto è quando il pubblico segue, un conto è quando il pubblico è lì e assiste alla rappresentazione, ma comunque ugualmente affascinante. Ovviamente qui insomma, il compito degli artisti è anche quello di sapersi adattare e saper improvvisare in base alle situazioni che si trovano. Quindi uno spettacolo come questo, soprattutto, che non richiede particolari scenografie. Ma la scenografia e quello che c'è intorno sono prettamente naturali, deve saperle utilizzare a proprio favore in base a quello che è il contesto in cui si svolge lo spettacolo. Quindi sarà molto interessante. Si svolgerà alle 21 e alle 22:15. I biglietti si possono acquistare prima, visto che i posti non sono tanti, massimo sarà per 50 persone a replica, sul circuito bigliettoveloce.it, cercando Dante in Narnia Purgatorio.
Oppure arrivando direttamente la sera stessa alla Rocca e facendo il biglietto lì in loco. Magari chiediamo di arrivare un pochino prima per evitare che poi si creino file e tappi e quindi il primo spettacolo ritardi e di conseguenza anche il secondo. Quindi l'orario è 21 e 22:15 il 4 settembre. Ho detto Bene, tutto? hai detto tutto Spero Riccardo, ti di sì. ringrazio e Grazie a te Stefania, naturalmente grazie a in te come bocca al lupo, sempre. viva sempre il Viva il lupo lupo! anche per questa occasione Assolutamente sì. e poi noi ci sentiamo per le prossime però. Assolutamente. Probabilmente lo spettacolo verrà replicato anche il 18 settembre ad Amelia, quindi per chi non potesse il 4. Siamo in fase di definizione e poi ci saranno anche altre cose. Dovrei essere a Perugia il 15 e il 16 di settembre con un altro spettacolo su Dante, diverso stavolta, con Roberto Biselli, che è un attore e regista di Perugia, del Teatro di Sacco, al Palazzo della Penna, 15 e 16 alle 19. E poi ci sono anche altre cose, ma magari ci risentiamo se tu vorrai. Benissimo, assolutamente sì. Riccardo, buono spettacolo e Grazie, Stefania. come sempre grazie per questo apporto che tu dai alla cultura della città di Terni. A te per il lavoro che fai, straordinario, faticoso, ma bello e fondamentale per gli artisti e per chi vuole, insomma, dare voce alle proprie opere. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie a te, ciao. Buona giornata, ciao, ciao, ciao.